Buonasera a tutti. Ciao. Sono molto contenta di averti qui e lo so, dobbiamo rispettare. Sì. Come va, Giulio? Bene, bene. Dopo quello che ho sentito e visto anche il racconto di Tina, che è molto forte, commovente, sì. Mi viene in mente appunto che io ho avuto la fortuna di impersonare Rosario Livatino nel Giudice Ragazzino, e queste storie ovviamente quando le sento raccontate con le tragedie che hanno mi colpiscono particolarmente, perché sono storie umane fortissime e danno il senso anche del sacrificio e della dedizione di queste persone al proprio lavoro, che veramente... Hai vinto anche un David Donatello per quel ruolo, vero? Sì, è stato un incontro. Vedi, l'attore ha questa possibilità di incontrare dei personaggi, delle persone vive in questo caso, vive e vegeta, che erano insomma realmente vissute, e ti trasferiscono comunque qualcosa, perché ti resta qualcosa dentro. Quando certo. Dovevo pensare a questo giudice che c'aveva tra l'altro un mafioso nello stesso palazzo, quindi non so come dire, conviveva veramente con Cosa Nostra, con la mafia, e pensare di non mettere a rischio i genitori, di non volere la scorta per non impaurirli, cioè pensa quanto entrare dentro questa vita è particolare. Noi abbiamo un grande privilegio, cioè di riuscire a entrare in queste storie, raccontare in questo caso una persona vera, ma anche quando racconti un personaggio che non è esistito, o quando fai a teatro un personaggio moderno o antico o classico. Cioè, il bello di questo mestiere è che vorrei si capisse un po' di più. Ma infatti siamo qui anche a parlare di questo, visto che comunque le difficoltà ci saranno, non ce lo dobbiamo nascondere anche in questo settore. Sì, perché poi è una filiera enorme quella dello spettacolo dal vivo o dei set, del cinema, della televisione, no? Che non riguarda soltanto gli attori e non riguarda soltanto gli attori famosi, certo. Che quindi hanno un livello di benessere, ma riguardano anche categorie tantissime, dai tecnici, ma anche gli stessi giovani attori che magari iniziano, che... Cioè, sai, il problema è che questo tempo ci dà anche una riflessione sulla memoria, secondo me, no? Però anche la forza di attori come te, di professionisti come te, che per esempio si sono messi in gioco in questo periodo di quarantena, reinventandosi in qualche maniera nel loro mestiere. Tu che cosa hai fatto? Ma io a un certo punto, sai, dopo un momento di paura e di panico che ti viene sicuramente, tra l'altro, sai, queste cose si intrecciano con le vite personali. E allora, nel momento in cui stavo a casa, ho pensato, il mio mestiere è questo, raccontare favole, recitare dei pezzi, dei brani classici o moderni, poesie, e questo magari aiuta la gente magari a passare anche un pomeriggio, un momento, insomma, no? Diventano spunti anche di riflessione, per cui lo sono per me e penso lo possono essere anche per gli altri. Cosa ti manca di più? Beh, mi manca in generale, pensando al teatro, gli abbracci di tutta la compagnia, il prendersi le mani e salutare il pubblico alla fine di uno spettacolo, il calore del pubblico che ti risponde, questa assenza di fisicità, credimi che per un attore si sente ancora di più, perché noi siamo costretti ad essere fisici nel nostro certo. Raccontare i personaggi, nelle nostre relazioni. Ascolta Giulio, ho interpretato tanti ruoli, anche molto impegnativi, anche di grande valore sociale, come ricordavi prima il Giudice Ragazzino, per esempio. Però noi ti ricordiamo anche tanto volentieri nei panni di Lele, il dottor Martini, il medico in famiglia. Un pochino, ti rivediamo ma lì. Certo, cioè, ma certo, scherzo. Dice la Giulia. Lelele. Allora, una fiction di grande successo che ci è rimasta nel cuore. Credo che sia anche un privilegio far parte di una famiglia così, che entra nelle case degli italiani creando suspense, appuntamenti, chissà come andrà. Poi un cast veramente ricchissimo di grandi attori. Devo dire, è stata una bellissima esperienza e
quello che voglio dirvi è che però per fare una famiglia così bisogna lavorare, nel senso, non è che in automatico si creano i rapporti. È vero che i bambini erano molto piccoli, qui Eleonora è proprio piccola, no? Però lo devi costruire in modo autentico, perché se un bambino sente che tu stai facendo finta di essere, fare il simpatico con lui perché vuoi la sua attenzione, non ci sta. E io mi ricordo con grande simpatia il fatto che il set era molto incasinato, nel senso che scherzavamo, facevamo eccetera, però nel momento in cui si dava il ciak, tutti ai loro posti e tutti partivano nel loro ruolo, ma questo modo anche di scherzare prima riusciva a metterci un po' di quella felicità, di quella leggerezza che penso il pubblico abbia apprezzato e per le quali poi è andata bene. Sì, eravamo un po' tutti parte delle vostre vicende. Esatto, quindi è stata una bellissima esperienza poi con Lunetta, con Ugo Dighero, Paolo Sassanelli, con tutti i figli finti che diventati quasi veri, e hanno chiesto anche la mano di Margot a me. Davvero? Sì, un messaggio in segreteria, sono Pinco Pallino, volevo chiedere la mano di sua figlia. Mia figlia aveva 2 anni e mezzo, dico, mi sembra strano che sia per lei, dico, così precoce, dico, possibile. Invece no, era veramente per Margot. Margot Sicaboni che interpretava. E io dicevo, ma stai scherzando? Gli ho detto, no, perché non è mia figlia. E, insomma, sembrava al contrario, che io scherzassi e lui facesse. Tu eri veramente Lele. E quindi c'era questa identificazione che mi ha portato, come sai, a fare anche altro, proprio perché non potevo stare soltanto in quei panni lì, anche se mi fa piacere rivedermi, fa piacere certo. che la gente mi dica sono cresciuto con un medico in famiglia, ovviamente fa tenerezza e quindi...